Buon fine settimana a tutti. Anche oggi ho scelto di non parlare di guerra e di economia. Torneremo a farlo e come nelle prossime settimane, ma oggi ho scelto di parlarvi ancora una volta di vita. L'Ammazza Caffè, il sabato del Corriere Daily con Massimo Gramellini. Il primo caffè della settimana che voglio rileggere con voi si intitola L'ultimo tema. Adesso che il lieto fine è arrivato, anche grazie all'articolo con cui Micaela Romagnoli sul Corriere di Bologna ha acceso i riflettori sulla vicenda, uno è costretto a domandarsi: ma che cosa siamo? La madre di Eleonora chiede di poter leggere l'ultimo tema della figlia morta di tumore. Lo chiede alla scuola in cui Eleonora aveva sostenuto la prova di ammissione alla terza media nel maggio del 2018, 3 mesi prima di andarsene. La ragazza era entrata in classe con le stampelle imbottite di antidolorifici, mentre la madre la aspettava in auto. Da 4 anni la signora Bergonzoni reclamava quei fogli di carta, non solo per collezionare un altro ricordo, il che come motivo sarebbe tra l'altro più che sufficiente, ma durante la fase terminale della malattia Eleonora si era chiusa in se stessa e la madre sperava di trovare in quel tema una chiave di accesso ai suoi pensieri. Conosciamo l'insostenibile pesantezza delle burocrazie, però mi rifiuto di credere che i funzionari scolastici, i quali al telefono invitavano sbrigativamente la mamma di Eleonora a spedire una mail a cui nessuno avrebbe mai risposto, ecco, che costoro avessero un cuore così duro da non rendersi conto dell'eccezionalità della richiesta. E allora perché? Perché ci sono voluti 4 anni, una nuova preside e un articolo di giornale prima che la scuola ripescasse dall'archivio quel benedetto tema? Fretta, distacco, superficialità, automatismi vari e comunque difensivi? Se avessimo la risposta, forse avremmo risolto il mistero della condizione umana. E come ha aggiunto un lettore, forse anche quello della burocrazia italiana, che ha, diciamo, stretta connessione con la condizione umana, come ci spiega molto bene uno dei lettori, Fabio Gioiellieri. Dietro la burocrazia, purtroppo, trovano caldo rifugio gli inetti, gli insicuri, gli indecisi, gli ipocriti e gli egoisti. Con quel "mandi una mail per favore" tutti se ne lavano le mani. Invece che snellire le procedure e trattare i casi umani, appunto, con umanità, si considera sempre tutto l'ennesima seccatura. Giuliana Palmas scrive: io se fossi stata l'insegnante avrei fatto una copia di nascosto. Qui mi sembra il pragmatismo che prevale sempre, no? la miglior scorciatoio contro le follie e le ottusità della burocrazia. Daniela Fullone ci porta invece un'esperienza personale. Quando mia figlia Benedetta è volata in cielo a 19 anni a causa di un linfoma, i suoi diari, i suoi quaderni, i suoi appunti sono diventati il nostro immenso tesoretto, veri e propri stralci della sua vita che ci erano sfuggiti e in cui ci siamo immersi per comprendere, condividere e amare ancora di più nostra figlia e il suo mondo. Ed è così, no? Daniela ha riportato esattamente il pensiero che sicuramente ha animato anche la signora Bergonzoni, ed è davvero incredibile che chi incrocia queste storie non ne venga colpito, o comunque ne venga colpito ma non trovi sufficientemente dentro di sé la forza per saltare qualche passaggio della burocrazia. E per vivere la vita con un po' di poesia, come sicuramente l'ha vissuta uno dei miei maestri giornalistici, Gianni Clerici, che se n'è andato questa settimana all'età di 91 anni e a cui ho dedicato un caffè intitolato Il talento di essere Clerici. Se oggi un adolescente mi chiedesse chi sia stato Gianni Clerici, gli risponderei: che cosa ti sei perso? Lui era la prova che il talento è come l'amore, un dono che può annidarsi in luoghi improbabili, per esempio nell'individuo più sbadato dell'universo. Clerici ha passato la vita a perdere tutto ciò che umanamente si può perdere: chiavi, biglietti, passaporti, biglietti dentro i passaporti, ma non ha mai perso la faccia e tantomeno se stesso. Scusate se mi fermo, ma che mi viene in mente, faccio un sorriso, mi ricordo eravamo a Roland Garros un anno a seguire l'internazionale di tennis e lui chiamò casa perché non trovava più qualcosa, le chiavi, la testa, qualcosa che non trovava più. Qualcuno a casa al telefono gli rispondeva, non so se era la figlia, qualcuno, e nel cercare queste chiavi nel cassetto indicato gli da Clerici hanno trovato un'altra cosa che lui stava cercando tipo da 5 anni. Era un perenne gioco la vita di Gianni Clerici, un continuo gioco a nascondino con le sue cose, un personaggio veramente unico. Ciascuno di noi, torno a leggere il caffè, ha un talento. Purtroppo pochi lo trovano e quasi nessuno, dopo averlo scoperto, lo accetta. Il talento di Gianni Clerici non era la TV, dove pure funzionava benissimo,
ma la scrittura laterale, quella capacità innata di guardare un fatto da una prospettiva eccentrica per coglierne l'essenziale e tradurlo in una prosa limpida e magica. Lo scriba, come amava definirsi, non gli facevano difetto né l'autoironia né l'autostima, sosteneva che solo due accidenti gli avevano impedito di diventare Francis Scott Fitzgerald: l'uso della lingua italiana, ignota oltre Chiasso, e l'identificazione con il tennis, di cui era il massimo cantore al mondo. Infatti, per molti intellettuali seduti, il giornalismo letterario sportivo è sempre stato un genere minore, anziché quello che è, cioè la prosecuzione di Omero, dell'epica. Clerici poteva anche dimenticarsi di scrivere che avesse vinto la partita, ma la verità è che dopo aver letto il suo pezzo ti sentivi meglio. E poi c'è il mio proscriptum: ciao Gianni, grazie di tutto, mi chiamavi Junior e tale sarò sempre, sulle spalle di un gigante come te. Avrei voluto raccontare tanti aneddoti della nostra amicizia, ma mi sembrava che il rischio sempre in questi casi è che poi sembra che parli di te stesso, no? Quindi ho preferito astenermi, me li tengo tutti dentro. Insomma, diciamo che molte delle cose, delle poche cose che ho imparato, le ho imparate, le ho rubate da lui. Simona Bianchi: il tennis come una danza, il tennis tutto bianco, il tennis come poesia. Ciao Gianni. La sua frase era "i gesti bianchi", proprio. Tra l'altro, per inciso, ha scritto un libro, il manuale, una storia di 500 anni di tennis, che è il libro nella storia più venduto nel mondo di tennis, un bestseller mondiale. Naturalmente in Italia non se ne è accorto nessuno, ma questo è tipico della nostra, diciamo, piccola dimensione, della nostra cultura un po' asfittica. Manuela Mori: non capisco niente di tennis, ma le sue cronache le leggevo volentieri per cogliere quell'ironia, quello humor inglese, vedere quel pezzo di colore prestato allo sport. Apparentemente parlava di tutto tranne che di tennis, in una lingua perfetta e colta. Apparentemente. E certo, usava le metafore, adesso tra poco ne parleremo. Poi c'è, vabbè, questo mi sembra divertente, un account, Magie Casalinghe, che deve aver fatto un po' di confusione, perché scrive: non l'avrei mai detto, è una donna stupenda comunque, bravissima in quello che fa, con cuoricini e applausi anche. Ho immaginato che forse pensano che sia Antonella Clerici, ma non che sia morta, perché altrimenti non penso che ci sarebbero le risate e i sorrisini. Quindi è stato un doppio equivoco: non hanno capito che il Clerici di cui parlavamo non era Antonella, che saluto tra l'altro, ma Gianni, e secondariamente non hanno capito che era morto, diciamo. Quindi, diciamo così, non era proprio il caso di fare degli applausi, ecco. Gianni avrebbe forse gradito una standing ovation, però insomma il tono del pezzo sembrava proprio un po' diverso. Vabbè, succede. Ma ora vengo al caffè, su cui vorrei fare una piccola riflessione con voi, che si intitola "Prendere il vuoto a pugni". Che cosa avrà visto il pugile sudafricano Simiso Buthelezi quando, a causa dei primi segni di un'emorragia cerebrale, ha voltato le spalle all'avversario e ha cominciato a prendere a cazzotti l'aria davanti a sé? Contro quale nemico invisibile si accaniva? Sono immagini terribili e ipnotiche, non riesco a smettere di guardarle e di pensare: ehi, ma quello sono io? Sono io che, comunque vada, fin da ragazzino, credo sempre che gli altri mi guardino storto, non mi guardino affatto, e mi pongo in modalità difensiva o aggressiva per combattere qualcosa che esiste solo nella mia testa. Sono io che non sopporto la strafottenza iraconda di certi professori televisivi, perché è la stessa che tengo faticosamente a bada dentro di me. Sono io, ma non soltanto io, è Harry Potter che odia Voldemort pur sapendo che si tratta della sua ombra, o forse proprio per questo. È il famoso giornalista che ha costruito una carriera sugli attacchi a Berlusconi e rimane la persona più simile a Berlusconi che abbia mai conosciuto. È Medvedev che detesta gli occidentali e vive all'occidentale. È il rivale che ci scegliamo in famiglia, a scuola, in ufficio, quello che ci risuona dentro da invidiare e fermare a qualunque costo, anche di procurare un danno a noi stessi, finché un giorno ci guardiamo allo specchio e finalmente lo vediamo. È il volto riflesso di De Niro in Taxi Driver. Ma dici a me? No, dici a me? Il povero Simiso Buthelezi è morto. Noi continuiamo a combattere. Tantissime reazioni ovviamente di senso completamente opposto, cioè quelli che hanno letto il pezzo con lo stesso spirito con cui hanno scritto, hanno appunto Roberta che dice "il mondo come uno specchio", Vincenza "grande, profondo", Mauro Fida che scrive "grazie di cuore, mi ha fatto pensare a me da piccolo quando a scuola ero vittima di bullismo e la paura e la vergogna mi impedivano di reagire e di confidarmi con i miei genitori, e allora tornavo a casa e chiuso in camera piangevo e prendevo a pugni il mio nemico invisibile, e ho pensato ai miei amati alunni delle elementari, soprattutto ad alcuni che spesso vedo carichi di rabbia per i torti che subiscono a scuola e purtroppo anche a casa, e con i quali mi fermo a parlare, anzi ad ascoltare cosa hanno da dire.
Cerco di non farli sentire soli come il povero Siniso. A volte li abbraccio forte per fargli capire io ci sono e se proprio vuoi e combattere, ok, lo facciamo insieme. Ecco, queste sono un certo tipo di reazioni, però poi ci sono state altre di segno opposto. Elisa Antolini dice: per quanto abbia capito la metafora del pugile che combatte contro il nulla, trovo che sia poco calzante. Il fatto è che non si tratta solo di un esempio, ma di una persona reale con un problema reale. Marilena Fiore: ma che senso ha questo articolo? Il pugile aveva semplicemente perso il senso dell'orientamento a causa dell'emorragia cerebrale che l'ha portato alla morte. Non si possono fare accostamenti così assurdi di fronte alla morte, quella vera. Allora, ovviamente, inutile dire, ho finito il pezzo dicendo il povero Siniso, mi sembra evidente, quasi scontato, ma comunque evidente, l'ho anche scritto, ovviamente la solidarietà e il dolore per la perdita di questo giovane pugile. Dopodiché io mi interrogo sempre sul solito tema del dito e della luna. Oggi ne parlavo proprio con un amico scrittore e mi diceva che anche lui, parlando specialmente con i giovani, cioè, mi rendo conto che ormai le metafore, le allusioni non riescono più spesso a essere comprese, cioè come se fosse stato un cambiamento cognitivo in tante persone. Cioè, una volta veramente era molto più facile, tu raccontavi un gol di un centravanti, appunto Gianni Clerici raccontava una partita di Björn Borg e immediatamente era chiaro che non stavi parlando di Björn Borg, parlavi della vita, parlavi di tutti noi, raccontavi di Dorando Petri che si accasciava all'arrivo della maratona. Non era Dorando Petri il soggetto del pezzo, era ovviamente la metafora di ciascuno di noi, della nostra vita quotidiana, e questo naturalmente sia in caso di vittoria che di sconfitte, che di vita che di morte. Invece adesso siamo più letterali, quindi praticamente, se ho capito bene questa critica di Marilena, se il personaggio di una storia da cui io prendo spunto per fare una riflessione che ci riguarda tutti muore, non lo si può usare come spunto perché è un mancargli di rispetto. Io non so in che cosa gli ho mancato di rispetto, perché mi sembra anche che l'ho proprio elevato a modello e a simbolo di tutti noi. Però ecco, anche questa visione così prosaica della vita, no? Così letterale, cioè, ma non è che non vedeva nessuno, aveva un'emorragia, ho capito, però, e abbiamo anche noi tutti un'emorragia, no? In modo metaforico, le favole raccontano la realtà in modo molto più profondo, i miti, Platone ha raccontato con parole meravigliose come i miti raccontino la realtà molto meglio della realtà. I miti, diceva Platone, non sono mai accaduti perché accadono sempre. Ecco, come si può tradurre questa frase in modo letterale? Non lo so. Io credo, se posso fare una riflessione mia su questo tema, che è un grande tema della modernità, temo che dipenda dalla civiltà delle immagini. Cioè, noi fin da ragazzini ormai cresciamo senza più utilizzare la parola in chiave evocativa. Cioè, prima leggevamo un libro e ci immaginavamo le cose, ascoltavamo una canzone e immaginavamo delle immagini legate a quella canzone. Adesso c'è il video, c'è il film, tutto è già tradotto in immagini dritte, dirette, e quindi evidentemente rende più difficile a una parte almeno del pubblico astrarre i concetti. Bisogna tenerne conto. Mi dispiace perché rinunciare a questa cosa, che è la cosa per cui io scrivo per poter scrivere pezzi come questo. La ragione per cui nella vita ho deciso di fare giornalista era per poter raccontare queste storie, per poter prendere una storia, specie di sport, che è il mio campo preferito, per tirare fuori una storia che parla a tutti gli uomini. Spero di poter continuare a farlo con tutti voi, e intanto vi auguro un meraviglioso fine settimana. Al prossimo Marta Caffè. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari, con la collaborazione di Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese. E domani Radio Italians, la rubrica della domenica in cui Beppe Severgnini commenterà i vostri messaggi vocali.